Sky che cosa del 5. Allora ragazzi, oggi siamo con la recensione del nuovo film di Robert Zemeckis, ovvero Pinocchio. Allora ragazzi, sin da quando è stato annunciato questo nuovo progetto, ovvero adattare in live action il cartone animato di Pinocchio della Disney, il mio primo pensiero è stato un'ennesima trasposizione di Pinocchio. Che senso ha? Oltre a quello, insomma, Pinocchio è come Batman, una storia che può essere raccontata anche mille volte, eppure ogni versione è sempre riuscita a distinguersi dalle altre in maniera unica e particolare. Abbiamo il Pinocchio di Comencini, il Pinocchio di Benigni, il Pinocchio di Garrone, il Pinocchio di Barron, Bentornato Pinocchio, o il Pinocchio di Ceccherini. Oddio, proprio quello mi dovevi citare. Io con questa bacchetta ti do un colpetto a te e ti diventi di carne. Quando sei di carne, mi dà un colpetto a me. Si fa l'affare, un colpetto a te, un colpetto a me. Mamma mia. Lo sai, vero, che i fan di Ceccherini non prenderebbero molto bene questa tua negatività? Mi dispiace per loro, ma a me Ceccherini non ha mai fatto ridere. E sì che la sua interpretazione della volpe nel film di Garrone mi era piaciuta parecchio, ma parlando di comicità, per me... E no. Ma tornando a noi, è da anni manifesta l'intenzione della Disney di adattare in live action i suoi cartoni animati più famosi, affidando in più la regia di essi a registi non da poco, per esempio Kenneth Branagh con Cenerentola, oppure Jon Favreau con Il Libro della Giungla e Il Re Leone, insomma, persone con un certo talento. E hanno scelto Zemeckis per questo live action. Esattamente. Insomma, stiamo parlando di Robert Zemeckis, Mister Ritorno al Futuro, colui che ha fatto l'infanzia di moltissimi bambini. Compresa la mia. Ma sarà stato sufficiente a salvare Baracca e Burattini? Letteralmente, in questo caso. Ci arriviamo. Diciamo che il progetto non mi interessasse particolarmente e in più i trailer non mi avevano convinto quasi per niente. Ma a parte che tutti quanti gli adattamenti in live action non mi sono mai realmente interessati, sono andato a vederli a mente chiusa, aspettandomi quantomeno del sano intrattenimento. E adesso siamo arrivati a questa ennesima trasposizione di Pinocchio. L'ennesima versione, intendo. Per non parlare di un certo film che deve uscire quest'anno su Netflix. Hai centrato il punto. È molto curioso infatti che quest'anno escano ben due versioni di Pinocchio, ovvero il Pinocchio di Zemeckis e il Pinocchio di Guillermo del Toro su Netflix. Quindi, arrivando al punto, questo Pinocchio di Zemeckis ti è piaciuto oppure no? Buongiorno tristezza, amica della mia malinconia. Quindi? Partiamo con la trama. Come nel cartone animato, Geppetto, in questa versione interpretato da Tom Hanks, è un falegname solitario, che una notte termina la costruzione di un burattino di legno che chiama Pinocchio e che tratta come un figlio. Quella stessa notte giungono nella sua casa un grillo parlante e la fata Turchina, quest'ultima invocata dal desiderio di Geppetto che Pinocchio diventi un bambino vero. Così la fata dona al burattino un'anima e nomina il grillo parlante coscienza di Pinocchio, indicando ai due un sentiero alla cui fine, se percorso bene, Pinocchio potrà diventare un bambino in carne ed ossa. Prima di cominciare con la recensione vera e propria, ci tengo a precisare che la recensione sarà interamente con spoiler, essendo il film disponibile su Disney Plus. Quindi, se il film l'avete visto, proseguite la visione. Se non l'avete visto, non proseguite oltre, e gli spoiler iniziano fra 3, 2, 1... Vai! Il cast è composto da Benjamin Evan Ainsworth, che doppia il burattino Pinocchio, Tom Hanks nei panni di Mastro Geppetto, Cynthia Erivo nei panni della fata Turchina. Dovremmo parlare assolutamente di questa scelta di casting. No, non dovremmo. Mi sono già espresso chiaramente sul fatto che il whitewashing e il blackwashing non siano affatto una cosa negativa, a patto però che la caratterizzazione del personaggio resti invariata rispetto al materiale originale. Ed è rimasta fedele al cartone animato? La sua caratterizzazione, intendo dire. Ecco, di questo dovremo parlare dopo. Ma tornando al cast, abbiamo Joseph Gordon-Levitt, che doppia il grillo parlante, Keegan-Michael Key, che presta la sua voce alla volpe, mentre il gatto è muto per tutto il tempo, Giuseppe Battiston interpreta Mangiafuoco, Lorraine Bracco doppia Sofia il Gabbiano, e Luke Evans interpreta Postiglione, il cocchiere della carrozza che porta i monelli al paese dei balocchi. Cominciamo parlando dei punti positivi, che purtroppo ce ne sono veramente pochi. Se c'è però una cosa che posso quantomeno provare a salvare, è la mano di Zemeckis dietro la macchina da presa. Zemeckis è difficile che deluda.
da quel punto di vista. Diciamo che potresti rimanere sorpreso del mio punto di vista sulla faccenda, ma comunque stiamo parlando di Robert Zemeckis, di certo non è l'ultimo arrivato, ma è un regista che oltre agli anni 80 e 90, nel nuovo millennio non è che sia riuscito a trovare chissà che grandi fortune coi suoi film. Dal lato delle animazioni tipo Polar Express oppure La leggenda di Beowulf c'è ancora qualcosina di cui parlare. Ma per il resto, i suoi film non sono più neanche tanto commentati o considerati oggigiorno. Basti pensare all'ultimo film di Zemeckis che ho visto un paio di anni fa, ovvero Le streghe, rifacimento di Chi ha paura delle streghe. In quel film non è che abbia sentito tantissimo la mano di Zemeckis, ma comunque il pensiero di Zemeckis dietro la macchina da presa del live action di Pinocchio della Disney, quel Pinocchio, il cartone animato, era parecchio promettente. C'è da dire effettivamente che Zemeckis, oltre ai film anni 80 e 90, non è che abbia trovato molto successo nel 2000. Magari coi film in computer grafica che ho citato prima, come per esempio Le avventure di Tintin in collaborazione con Spielberg, oppure La leggenda di Beowulf, Polar Express, A Christmas Carol. Quei film quantomeno sono ancora chiacchierati oggigiorno. Ed ero curioso di vedere Pinocchio come sarebbe stato invece, perché era il rilancio in un certo senso della carriera di Zemeckis con un brand famoso. Non posso dire di essere rimasto totalmente soddisfatto, però quantomeno era interessante immaginare Zemeckis al lavoro dietro Pinocchio. Quindi, salvo per qualche eccezione, promuovo la regia di Zemeckis. E secondo e ultimo punto positivo che riesco a trovare, ho apprezzato particolarmente il grillo parlante di Gordon Lewitt. Esteticamente è proprio lui, come nel cartone animato. Sì, e in originale Lewitt è molto simile al doppiatore del cartone animato. In questa versione vediamo un grillo parlante che funge da narratore dell'intera vicenda, interagendo con se stesso, e in più vediamo un grillo parlante che è più devoto che mai al voler assolvere il suo compito di essere la coscienza di Pinocchio. Anche gli altri animali antropomorfi come il gatto e la volpe sono rimasti caratterialmente invariati rispetto al cartone, però il grillo parlante di Lewitt posso dire che secondo me lo hanno addirittura migliorato rispetto all'originale. Addirittura migliorato? Rispetto alla versione originale? E per quel che mi riguarda, con questo complimento, ultimo che farò, si concludono i punti positivi. Cominciamo adesso coi punti negativi. Basta che non ti scaldi troppo. Mi ha un po' preoccupato quel tuo sguardo di prima. Non faccio promesse, ma ci proverò. Cominciamo coi punti negativi parlando dello stravolgimento della favola, in particolar modo della caratterizzazione di Pinocchio, che è stata particolarmente stravolta rispetto al cartone animato. In questa versione infatti Pinocchio non è assolutamente come nel cartone, e infatti la caratterizzazione, la narrazione e anche la morale finale ne risentono tantissimo. In che senso non è come nella versione originale? Insomma, Pinocchio non dovrebbe... Fare costantemente scelte sbagliate per poi trovare redenzione tornando poco a poco sul sentiero dell'onestà e della retta via? In un mondo che ha senso, sì, ma in questo adattamento hanno trasformato Pinocchio in un santo sin dall'inizio, privandolo della possibilità di fare qualsiasi scelta sbagliata. Privandolo della possibilità di fare qualsiasi scelta sbagliata? E come? Per esempio facendolo andare veramente a scuola come promesso a inizio film, per poi essere calciato fuori dall'edificio dal maestro che gli dice che solamente i bambini veri possono stare a scuola. Ma... Così Pinocchio è costretto a seguire il gatto e la volpe da mangiafuoco per essere venduto e per diventare una marionetta da teatro. Lo capite dove sta il problema? Va bene, questo è un cambiamento inutile, ma immagino che per tutto il resto... Per il resto Pinocchio è refrattario a salire sul carro dei Monelli, è refrattario ad andare con loro al paese dei Balocchi, ma alla fine ci va solamente perché è incuriosito. Quando arriva al paese dei Balocchi non spacca niente, non si ubriaca e non fa niente per abbandonarsi alla tentazione, ma non fa altro che contestare le scelte di Lucignolo finché non gli succede comunque quello che doveva succedere nella favola, ovvero, pur non avendo fatto niente, diventa pure lui un ciuco. Ma che senso ha renderlo così buono sin dall'inizio? Pinocchio è un personaggio attraverso il quale i bambini dovrebbero imparare a scindere il bene dal male, il giusto e lo sbagliato. Ah, secondo la Disney, in questa versione, la scissione tra bene e male deriva dal fatto che Pinocchio, essendo un burattino, è giusto e onesto, mentre invece tutti gli altri bambini in carne e ossa sono o dei monelli o sono scalmanati, maleducati e via discorrendo. Insomma, la classica semplificazione disneyana dei tempi recenti. L'hai detto. E non parliamo del finale, nel quale Pinocchio non si trasforma in un bambino vero. Lui cosa? Praticamente come nel cartone, Pinocchio, Geppetto, Figaro e Cleo riescono a scappare dal mostro balena e una volta giunti a riva, il grillo parlante smette di narrare la storia, affermando che alcuni sostengono che Pinocchio si sia trasformato in un bambino vero, altri che sia rimasto in forma di burattino, ma quello che so per certo è che Pinocchio dentro di sé era un bambino vero. E finisce così. Basterebbe questo a farmi dire che l'intero film fa schifo. Appunto. Ma scusate,
Allora, che cos'è servito l'intero viaggio di Pinocchio? Che senso ha tenerlo sempre buono, un santo, e poi alla fine non sappiamo neanche se si trasforma veramente in un bambino oppure no? Cioè, capisco cosa volevano fare, il tema dell'accettazione, che Geppetto lo ama comunque anche se non è di carne, capisco cosa volevano fare, però così togli l'intero significato alla storia. Ma cos'è? Poi parliamo di come hanno stravolto la fata turchina. E no, non sto parlando del cambio del colore della pelle. Naturalmente non voglio costringerti a parlare di cose di cui non vuoi parlare, ma che cosa intendi se non stai parlando del cambio del colore? Parlo della personalità della fata. Se la sua personalità fosse la stessa del cartone, allora potrei anche passare sopra certe cose. Ma in questo caso non lo è, perché la fata esaudisce il desiderio di Geppetto di animare Pinocchio come se fosse un vero bambino. Lei scende dal cielo per entrare nella camera di Geppetto e per vedere cosa ha fatto. Nemmeno lei sa come Pinocchio si sia rianimato per davvero. Infatti il burattino non ha neanche l'intelligenza di un vero bambino. Deve dargliela lei, l'intelligenza, e poi inizia a fare un paio di domande, neanche lei è certa di quello che sia successo, e alla fine nomina il grillo parlante coscienza di Pinocchio. Però a livello di caratterizzazione, di presenza scenica, questa fata non ha niente a che vedere con la fata del classico d'animazione. Sembra una delle tre fate sceme di La Bella Addormentata nel bosco. Poi non è graziosa nei movimenti o nella presenza scenica, fa domande su domande allungando inutilmente la scena, cioè tutta quanta la retorica della scena nel cartone originale va a farsi benedire. Lo sceneggiatore ha pensato di spiegare punto per punto tutto quanto quello che succede. Al diavolo il significato e la retorica del cartone animato, perché tanto, siamo nel 2022, i bambini sono abbastanza scemi da non riuscire a capire da soli quello che sta succedendo in scena. Proprio non capisco perché abbiano cambiato tutto quanto. Dirò quello che penso anche a costo di beccarmi le urla del pubblico, ma per come la vedo io, sto giro l'hanno fatto esclusivamente per l'inclusività. L'hanno fatto perché volevano cambiare l'etnia della fata e in compenso hanno anche cambiato, non so perché, la sceneggiatura e anche il carattere della fata. That's all. Poi parliamo del comparto tecnico del film, più precisamente la CGI. Diciamo che se non fosse per quei quattro attori che ogni tanto appaiono sullo schermo, questo non sarebbe neanche definibile un live action, proprio come il Re Leone, ma sarebbe un ennesimo film d'animazione, poiché tutto, tutto in questo film è solo CGI. E che ti aspettavi? Perfino i trailer avevano già messo in chiaro che sarebbe stata una CGI scadente. Sì, ma un conto è un trailer a mesi di distanza dall'uscita del film, così puoi permetterti anche di cambiare qualcosina in corso d'opera prima che il prodotto finale venga rivelato nella sua interezza. Qui stiamo parlando di una CGI che non solo è invadente, ma è assolutamente incompleta, è semi-cartunesca, è terribile. Per farvi capire, le uniche location che ad occhio mi sono sembrate veramente in scena realizzate sono la bottega di Geppetto e l'interno del carro di Mangiafuoco, dove Pinocchio viene tenuto prigioniero. Ma per il resto, anche le vie di Siena sono finte, il mare è finto, la spiaggia è finta, persino l'intero paese dei Balocchi, anche nei suoi minimi particolari, è finto. Quest'ultima location è un piccolo corso d'acqua nel quale ci sono le vere barche con gli attori sopra, i bambini e Pinocchio, e ai lati di questo corso d'acqua ci sono, come in un villaggio western, tutte le baracche e gli edifici. Si vede lontano un miglio che i bambini che corrono su questi spalti ai lati delle barchette sono reali, ma gli edifici sono finti, non esiste niente in scena, c'è solo magari il corso d'acqua e anche quello probabilmente è finto, c'è solo la barca in scena e i bambini in scena, tutto il resto magari sono dei copertoni coperti di blue screen o green screen che hanno ammassato gli uni sopra gli altri per dar loro la forma degli edifici e in post produzione hanno fatto gli edifici. Una schifezza assurda. Ma seriamente la CGI è così scadente per un prodotto di un certo calibro? Per un film di Disney Plus, attenzione. Perché ormai la logica è che se il film è destinato al cinema, allora ci si può permettere di sborsare qualche milioncino in più per il budget. Se altrimenti il prodotto è destinato allo streaming, allora non realizziamo neanche effetti pratici, vai di CGI che si risparmia. A go go. Risparmio a go go. Che vergogna. E vogliamo parlare di Cleo e Figaro, realizzati anche loro in una CGI scadente, quando teoricamente dovrebbero essere un semplice gatto e un semplice pesciolino. Cioè, ragazzi, se io immagino per esempio Cenerentola in live action significa trasposto realisticamente, questi sono adattamenti in live action, quindi quello che noi vediamo nel cartone dovrebbe essere adattato realisticamente. Se io penso a Cenerentola, Branagh ha fatto un lavoro fantastico, perché anche i topolini tipo Gas Gas
Per quanto nel cartone animato abbiano i vestitini, nell'adattamento di Branagh sono dei semplici topolini, per quanto in CGI, ma hanno un aspetto realistico, sono reali, non hanno l'aspetto del cartone animato. Quando arrivano gli elementi magici in scena, ecco che diventano effettivamente creature antropomorfe in CGI, diventano magici, ma prima della magia sono normali. Anche gli oggetti in La Bella e la Bestia, il candelabro, l'orologio, sono oggetti realistici, non hanno quelle facce buffe dei cartoni animati, sono oggetti realistici con incise le facce dei personaggi. Ma adesso per ora Disney, per accalappiare più facilmente i bambini fan del cartone animato o anche gli adulti attaccati al cartone originale, hanno deciso di svaccare completamente il concetto di live action realistico e di prendere paro paro il design anche degli animali più normali dei loro cartoni animati e trasporre anche essi in live action. Così vengono fuori delle creature che sono fintissime, non riesci neanche a toccarle con l'immaginazione, vedi chiaramente che non sono là e che gli attori come Tom Hanks non sanno neanche cosa stanno guardando. Vuoi vedere che adesso esplode, Doc? Io proverei a calmarlo o finirà per infartare. Infarterò solamente a fine recensione, fosse l'ultima cosa che faccio. Terzo punto negativo, parliamo della sceneggiatura. Chiunque abbia realizzato questa roba ha ben pensato di prendere i momenti più silenziosi e profondi del cartone animato e di sminuirli o di minimizzarli, riempiendo le scene con dialoghi che allungano il brodo senza alcun senso. Tra la fata turchina, Geppetto e il grillo parlante, o anche il gatto e la volpe, i momenti più profondi e anche più silenziosi del cartone animato vengono rovinati con dei dialoghi didascalici che spiegano per filo e per segno tutto il significato dell'opera e cosa sta succedendo nei minimi dettagli. Come se lo sceneggiatore, come ho citato prima, pensasse che i bambini al giorno d'oggi sono talmente stupidi che da soli non capiranno realmente quel che sta succedendo, senza un aiuto da parte dei dialoghi o dei genitori. Quarto e ultimo punto negativo, parliamo delle aggiunte inutili. Ormai è chiaro che esistano ben due tipi di adattamenti live action, solo due, ovvero quelli che copiano paro paro ogni singola linea di dialogo del film originale o del cartone animato originale, senza aggiungere quasi niente di nuovo, come Il Re Leone infatti, pur essendo live action, è il film animato sputato inquadratura per inquadratura, dialogo dopo dialogo, con solo un paio di scene aggiuntive, ma capirai. E poi ci sono i film come Maleficent e Crudelia che traspongono teoricamente la favola ma la cambiano radicalmente, prendendo l'antagonista e trasformandolo in eroe e anche prendendo una storia che non c'entra niente ma ambientandolo nello stesso universo del cartone animato originale. In questo caso, nel film di Pinocchio, hanno cercato di aggiungere qualche elemento che lo rendesse particolare, che lo rendesse a sé stante rispetto al cartone animato, pur mantenendosi sulla stessa trama e sulla stessa onda tecnicamente del cartone animato originale, ma senza riuscire a creare niente di incisivo. Anzi, alle volte hanno esagerato di brutto, come per esempio quando hanno introdotto i mostri d'ombra nel paese dei balocchi. Ah, certo, i mostri d'ombra. I mostri d'ombra. Già, chiunque abbia scritto questa roba ha pensato di sostituire gli scagnozzi di Postiglione vestiti di nero nel cartone animato in veri e propri mostri d'ombra. Oh, Dio mio. In compenso hanno aggiunto alla favola un paio di personaggi potenzialmente interessanti e apparentemente interessanti, ma che alla fine si sono risolti nel nulla, come per esempio Sofia il Gabbiano oppure Fabiana, una ballerina che lavora per Mangiafuoco. E poi hanno dato anche una backstory a Geppetto, facendoci intendere che lui aveva una moglie e un figlio che li sono stati portati via, ed è per questo che lui costruisce il burattino di legno, perché vede Pinocchio come se fosse praticamente suo figlio. Si vede infatti una foto nella quale il burattino è vestito con gli stessi abiti del figlio. Ah, questo è ancora interessante. Sarebbe anche interessante se uno fosse realmente fondamentale nella trama e aggiungesse realmente qualcosa alla favola, e due, se non facesse apparire il Geppetto di Hanks come un povero pazzo. Io ricordo il Geppetto del cartone animato che era allegro, infondeva gioia. Hanks in questo film non solo non sembra sapere neanche cosa sta facendo, ma pare quasi un maniaco ossessivo, una persona depressa. Capisco che collegandolo al significato del figlio perduto, magari è andato in depressione e ha bisogno di parlare con qualcuno, ma per come recita Hanks sembra una persona ossessiva, compulsiva. Non è che mi abbia fatto molto piacere. E non parliamo poi delle canzoni aggiuntive, come la canzone di Geppetto, quella di Fabiano, quella di Postiglione, che soprattutto in italiano sono inascoltabili. Possiamo quindi riassumere il tutto come spazzatura. In confronto al cartone animato, assolutamente. Per farvi capire, se io avessi, per esempio, dei fratellini, oppure se avessi dei figli, di certo, di mia spontanea volontà, non gli farei mai vedere questo adattamento. Se magari apparisse nella home di Disney Plus e mi chiedessero di guardarlo, allora, perché me l'hanno chiesto loro, glielo anche metterei su. Ma per me,
esisterebbe solamente il cartone animato. Questo film, per come è stato realizzato, è l'ennesima dimostrazione che, sempre secondo me, fare adattamenti di questo genere non ha assolutamente senso. Per come li stanno facendo, non solo sputano addosso al materiale originale, ma creano intrattenimento inutile, cioè oltre al mero intrattenimento, che ha anche una morale parecchio dubbia. Non vedo il perché bisognerebbe vedere questo film, non c'è alcun motivo, e non capisco perché Zemeckis abbia accettato di prendere parte a questa, ripeto, roba. Non so neanche come definirla, questa roba, questa monnezza. Ebbene ragazzi, questo era tutto dal Cazzo 25, se il video vi piace like, io ho questo film come voto un 5, e noi ci vediamo alla prossima con recensioni, gameplay e molto di più. A presto!